Pazzesco, andiamo da Sosso. Ed eccoci qui, incredibile, col camera che come al solito muove la telecamera quando non deve. E salve a tutti e benvenuti, ecco. E niente, come sta, mi aiuti, okay. Eccoci qua, incredibile, pazzesco, incredibile e allucinante, ecco, parola nuova, tanto da mettere il nostro incredibile dizionario di parole assurde e incredibili. Salutiamo il camera, incredibile, pazzesco. E dov'è Manu Sus? E no, insomma, sta Mara non è venuta a venire oggi. Oggi Mara era nervosa e quindi è rimasta nel backstage, incredibile. Quindi non lo so, era pensierosa Mano e infatti non è venuta. Mannaggia, vabbè, riprendi Mano, che dovevi venire qui, incredibile, e invece non c'è Mano. Allora, di cosa tratterà questo video pazzesco, incredibile? Allora, oggi video tranquillo, video tranquillo come i bei vecchi tempi. C'è sempre il nostro logo incredibile, Sussa, guarda quanto è carico Sus. È talmente carico che non reggo il vasetto. Ecco, pazzesco. Allora, nello scorso video dovrebbe essere la revione incredibile, se tutto è andato secondo i nostri piani, camera, avevamo fatto un piccolo errore. Avevamo detto che avevamo mandato dei provini, ovviamente no, intendevamo, abbiamo mandato dei volantini incredibili. E ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo accennato l'altra volta, incredibile, dato che noi dobbiamo iniziare il nostro show incredibile, il nostro show pazzesco incredibile. Come nel Godness abbiamo mandato dei volantini incredibili, così proprio, li mandiamo così incredibili qui attorno nella nostra zona dello stage incredibile, e magari qualcuno leggendolo vuole dire: ah, che figo, voglio partecipare al loro show incredibile. Perché nel Godness noi avevamo una troupe incredibile, avevamo un cameraman meglio di questo maledetto cameraman, avevamo una social manager, avevamo insomma un sacco di incredibili personaggi assurdi, pazzeschi, incredibili, avevamo pure la costumista. Invece in questo universo ce li fa il nostro cameraman incredibile, che è così contento di farci i costumi. Di cosa ti lamenti? Che ti paghiamo pure, ma non è vero, non lo paghiamo neanche, vabbè, comunque siamo capiti. E quindi abbiamo mandato dei volantini incredibili e quindi vediamo se qualcuno incredibile ha risposto. Però l'altra volta non ce l'avevamo a disposizione il nostro volantino incredibile, e quindi incredibile ve lo faremo vedere. Prepariamo il volantino incredibile e ve lo facciamo vedere, quindi taglio incredibile. Vedete come siamo organizzati, incredibile, abbiamo un coso per appoggiare il volantino come persone incredibili serie. Mamma mia, grande quanto è messo coso, allucinante, Deo, pazzesco, assurdo. E ovviamente questi volantini che abbiamo mandato per fare un provino, per entrare nel nostro magari show incredibile, e ovviamente portano Godo, e quindi se entità del Godoverse hanno sentito il Godo, forse verranno da noi, insomma, ci siamo capiti. E quindi speriamo che qualcuno del Godoverse, perché tipo noi adesso il Godo è arrivato in questo universo, e quindi se qualcuno che ha accesso al Godo magari è collegato al Godoverse e magari ci può dare una mano, e quindi vediamo un po' se funziona. Quindi adesso vi faremo vedere incredibile cosa abbiamo scritto. Guardate che meraviglia. 3, 2, 1. È bellissimo, l'ha fatto il nostro camera, quindi prendetevela con lui se fa schifo. I want you for the show. Cosa ne pensi, Sus? Beh, penso che se non ci arrestano già un miracolo. Però guardate quanto è carino questo disegnino di sua maestà e Dio. Che però, cameraman, adesso però, perdonami, io non somiglio per un cazzo a quello che hai disegnato. È inutile che ti lamenti. Cioè, assomiglio a quel cazzo di fiore di merda che c'era in Undertale. Ve lo ricordate, Undertale? Ecco. Cioè, guardate, sembro Flowey. Cameraman, che stavi a pensare? Io sono molto più carino di Flowey. Maledetto cameraman. Infatti, cameraman, disegna meglio Sus. A me mi hai fatto che sembro... Vabbè, siamo molto più belli, ovviamente, però non siamo carini. Però poi, guarda, I want you for the show incredibile, che non vi diciamo ancora come si chiama il nostro show incredibile, e poi by Godoverse, perché è il nostro richiamo incredibile. E adesso la domanda fatidica. Cameron, sei pronto? Perfetto. In quanti hanno risposto a questo incredibile volantino? Vai! Non lo vogliamo sapere, Cameron, diccelo. 3, 2, 1, vai! Nessuno? Sus, cosa ne pensi? Che purtroppo era prevedibile, insomma, sta. Il Godo non c'è tanto Godo, e questi volantini godosi non sono stati presi in Godo. Non so cosa dire. Ecco. Questo è un problema. Quindi nessuno ci ha mandato un video risposta incredibile dove. No, nessuno. Questo è un problema. Come fate a non rispondere a dei volantini incredibili così? Cioè, è assurdo. Impossibile che non ci abbia risposto nessuno. Che dici, Carmen? È arrivata una notifica incredibile. Sus, ha risposto qualcuno. Bisogna vederlo subito. Vai, Cam, metti il video, camera, metti il video. Andiamo.
Come state? Sono io, Alessandro, il bruco. E sono qui in questo ambiente incredibile. Guardate, ci sono dei fiori incredibili, ci sono degli insetti incredibili. Sembra proprio un angoletto fatto per me. Come state? Da tanto che non ci vediamo. Come va il vostro show incredibile? L'avete iniziato o l'avete già chiuso dopo 5 minuti? Adesso mi metto comodo. Eccomi qua, mi sono messo meglio così potete vedere la mia bellissima faccia. Incredibile. State tranquilli, amici. Se il vostro Alessandro il bruco non si presenta, non vuol dire che non stia costruendo un fuoco, facendo qualcosa. Capito? Sono venuto a farvi questo incredibile messaggio per voi. Pianta del cazzo e osso. Ti ricordi quando ti chiamavo osso dentro il corpo di quella inutile befana? Incredibile. Sembra passato così tanto, invece quella befana è servita a qualcosa. Oltre a essere un inutile corpo. Intanto che voi pensate al vostro inutile show e non vi rendete conto di tutto quello che succede attorno. Io sono arrivato con uno scopo e nel frattempo, oltre ad aver usato quella befana, a proposito, state tranquilli, il babbo e la befana. Chissà, magari la befana e il babbo potrebbero tornarmi utili, in fondo sono due sacchi inutili. Chi lo sa, chi lo sa. E mi stupisce che nel nostro primo appuntamento non vi è venuto in mente di chiedere al vostro Alessandro il bruco come è venuto in questo universo. Come ci è venuto Alessandro il bruco dal coto verso questo universo, maledetti? Il vostro Alessandro ha fatto la mossa del campione, perché cari osso e pianta, mentre voi state qui a divertirvi, nel Godoverse sono successe un sacco di cose. Da quando siete andati via in questa maniera losca che mi chiedo come siete arrivati in questo universo? Tramite un'esplosione, chissà chi vi ha fatto esplodere, sicuramente non io. Però magari il gruppo in cui il vostro Alessandro adesso fa parte, magari è dietro tutto questo, e chi lo sa? Adesso che Alessandro fa parte di un gruppo nuovo e ha ricevuto apprezzamento dall'entità più importante del Godoverse, Alessandro potrà fare i suoi piani anche in questo universo. Quindi un giorno ci incontreremo e quando ci incontreremo, sarà la vostra fine, osso e pianta. E se pensate che nel Godoverse vada tutto bene, razza di idioti, ditelo ai cadaveri dei vostri amici che non ci sono più dopo quello che è successo. Però non voglio stare qui oltre. Ciao ciao, del vostro Alessandro è tutto. Insomma, questa cosa proprio non me l'aspettavo. Lo sapevo che quel bruco di merda sarebbe ritornato e ha detto delle cose abbastanza sus. Insomma, la vedo strana, tutto bene? Sus, mantieni la calma. Allora, ok, non era previsto che ricevessimo un messaggio da questo brutto bruco e maledetto bruco, magari. Però ha un attimo scosso le corde del vostro caro scheletro, perché ha detto delle cose abbastanza brutte, questo maledetto bruco maledetto. Quindi i nostri amici nel Godoverse sono morti e lui sicuramente sa come siamo arrivati noi qui. Non lo so, non riesco a fare battute, su cosa ne pensi? Insomma, penso che la situazione qui sta peggiorando e dobbiamo dirlo a Benito e Guglielmo istantaneamente. Comunque non ci crediamo, Bruco, non è possibile tutto quello che dice, sono tutte stronzate. Maledetto Bruco! E sì, comunque è meglio contattare Benito e Guglielmo. Sono un attimo scosso da quello che ha detto questo bruco maledetto. Diamo la linea a Benito e Guglielmo, subito! Maledetto Bruco, come osi dire che i nostri amici sono scomparsi? Non è possibile, maledetto. Non ci credo mai nella vita, non è possibile. I nostri compagni non scompaiono, capito? Maledetto bruco Alessandro ignorante, che non si sa da dove viene, maledetto. Io non ci credo mai nella vita, non mi interessa. È vero, non ci credo nemmeno io. E però, insomma, anche noi siamo scomparsi alla fine, se ci pensi. Quindi, non sarebbe strano che magari anche loro sono... No, io non ci voglio credere, non mi interessa, non ci credo, voglio credere. Non mi interessa. E non ci... Ma che... Ma perché sento di nuovo Laura dell'altra volta?
Che cazzo è? Una scimmia con la coda che si diventa i capelli gialli che c'è Laura? No, insomma, è la presenza più che altro, forse. Beh, sì, una presenza strana, Yo-Yo Dodge Crowd. Una presenza strana. Esatto, adesso andiamo a controllare. Capito, capito? Andiamo a controllare. Perché? Da quanto è che non dici capito, capito? Era da tanto, effettivamente. Forse sta succedendo qualcosa davvero. Capito, capito? Sta succedendo qualcosa. E quindi andiamo a controllare. Insomma, prima che scappa questa. Insomma, inseguiamo questa strana presenza. Eccoci qui, incredibile. Allora stiamo per pedinare questa incredibile presenza. Il problema, sapete qual è? Che ho un po' di paura. Maledizione. E che ci devi fare, scusami? Se c'hai un po' di paura, vorrà dire che andrò da solo. No, allora non lasciarmi da solo. Vengo con te, però vai tu avanti, ecco. Insomma, se tu vai avanti, io posso sopportare un pochino la paura. Va bene? Va bene? Va bene? Ah, ma è già, se n'è già andato! Benito! Ma non, Madonna! Mi fai sprendere certi spaventi! Scusami, dovevo in qualche modo, l'hai detto tu di andare. Comunque, non so, ma perché stai guardando? No! Faber, ma sei tu, incredibile! È veramente Faber, Fio! Faber! Faber, siamo qui, guardaci! Minchia, picciotti! Da quanto tempo che non ci vediamo? È incredibile! Era veramente da tantissimo tempo. Mi sono ritrovato improvvisamente qui, non so manco che è successo. Non mi ricordo un bel niente. Incredibile. Allora, eccoci qui. Allora, guardate che c'è pure un altro amico. Incredibile. No, vabbè, ma è arrivato pure Klaus, incredibile. Beh, Klaus è un grande amico. Ma chi è? Ma dov'è? Ma chi è quello lì? Ma scusami, ma. Ah, già, tu forse non l'hai mai visto. Sì, lui è Klaus nella sua forma originale. I'm beautiful. Oh. Vabbè, incredibile, ragazzi. Allora, sono felicissimo, veramente felicissimo di avervi incontrati. Allora, finalmente non siamo soli in questo incredibile universo e dobbiamo trasmetterlo subito a Scheletro e Sus. Esatto, il prima possibile dobbiamo riferirglielo. Allora, venite nella nostra base che, insomma, venite nella nostra base che andremo a riferire tutto. Godo, finalmente sono troppo felice, mi viene da ridere così. Mamma mia. Bene, 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 sono felice che ci siamo rincontrati. Incredibile, è vero. Comunque, io devo la dire la verità, non me ne ricordo niente. Ma perché siamo venuti qui? Ma per quale motivo? Ma non ti ricordi proprio nulla? È proprio zero zero. Ma io mi ricordo che stavo tipo ad un concilio, ma non mi ricordo di cosa si parlava. Un concilio, c'eravamo tutti ad un concilio. Perciò non mi ricordo, dico la verità. C'ho le idee confuse, purtroppo c'ho le idee confuse. Stavamo a sto concilio e c'è stava gente, insomma, ma non mi ricordo, ragazzi. Mi ricordo solo che c'eravamo tutti noi. A un certo punto non so che è successo e mi sono ritrovato qui, insieme a Klaus. E non so da che cosa è successo, però che vedevo lì. Lo sapevo, Sua Maestà, che quel bruco diceva cazzate. È arrivato Faber e c'è anche Klaus. Incredibile, alla faccia tua, bruco di merda. Com'è che i nostri amici sono morti, come dicevi tu? Succhia, off dai coglioni tu, bruco. Mamma mia, appena ti prenderò, bruco, ovunque tu sei. Posso caro scheletro e so se ti distruggeremo, altro che. E ti daremo tante di quelle botte e tu ci dirai come cazzo siamo arrivati qui. E tutte le soluzioni incredibili. Sono carichissimo, sei contento, Sus? Beh, è abbastanza assurdo. Quindi avevo ragione, Benito e Guglielmo, che durante il nostro scontro incredibile con Babbo e la Befana avevano sentito delle energie godose. E quelle energie erano proprio di Faber e Klaus. Tra l'altro Klaus con Babbo
Povero Klaus, lo vedo confuso il nostro Klaus. Incredibile, Deum! Beh, ovviamente voi non li conoscete, ma Faber e Klaus sono altri due membri incredibili del nostro gruppo insieme a Benito e Guglielmo. Incredibile! Sono ovviamente un po' confusi, come abbiamo visto Benito e Guglielmo appena arrivati, però siamo contenti. È incredibile Faber! È incredibile Klaus! Incredibile! I'm beautiful, incredibile Klaus, Deum! Che bellissimo Klaus versus. Eh sì, cioè siamo ancora scossi da questa cosa. Non ci aspettavamo, non ce l'aspettavamo e siamo felici. Ecco, quindi, Bruco, Alessandro, tu, Bruco, che sei comparso così, off dai coglioni, Bruco. E quando ti prenderemo, ti daremo tante di quelle botte, e lo ridico per la forza del coce, tu, che ti distruggeremo. Puoi fare co cose strane, quindi, sparisci. Che c'è, Cameron? Ci sono degli ospiti da noi? Ah, ecco. Sus, mettiti in modalità combattimento, vuoi dire che quel Bruco di merda, Cameron è in assetto da combattimento? Come dici? Qual è l'assetto del combattimento del Cameraman? Riprendici mentre noi meniamo, quindi fai entrare, chi sono? Chi sono? Camera, me ne hai fatto bene a far rientrare come avevamo detto, ma ci puoi avvisare che erano proprio loro? Insomma, dobbiamo stare attenti. Allora, dobbiamo. Calmi tutti, Mac, RT, calma. Allora, ci sono degli invasori incredibili! Ma voi siete quelli che abbiamo visto dopo lo scontro con Babbo? Ma chi sono, Sus? Insomma, la pianti di fare. Che mi sta facendo venire un attacco di ansia, cazzo! Scusate, chi siete voi due? Allora, calmi, c'è agitazione qui e mi stanno inquadrando. Salve a tutti, state tranquilli, non siamo qui con cattive intenzioni. Vi abbiamo anche salvato l'altra volta, quindi per favore ascoltateci. Vabbè, vi ascoltiamo. Ma poi noi la conosciamo questa bastarda. Sus, io mi metto vicino a Sus. No, stai tranquillo, RT. Non vi attaccherà, vero RT? Mi respect mi. Perché ha detto respect a questa macchina? Tu, coso coi capelli, parla! Non vi ricordate? Voi avrete affrontato RT nel Godoverse. Ve lo ricordate? Insomma, sta ragione, noi abbiamo affrontato quella macchina nel Godoverse, si ricorda? C'era anche il nonno ed è stata la prima volta che abbiamo usato il potere del Godo e ci siamo. E abbiamo usato la trasformazione incredibile, io sono diventato la spada Sius. Ok, oh, hai ragione, Sus. Io sono diventato Adam Scheletro incredibile. Comunque, quindi questa macchina non ci attaccherà. E presentatevi, forza! Chi siete voi? Perché vi siete allontanati? Per sicurezza, preferisco stare vicino a Sus, vero Sus? Beh, non si sa mai, in caso scappiamo e vi lasciamo al cameraman in pasto, quindi forza, presentatevi! Allora, calmi, ho detto, noi siamo in pace. Io mi rappresento. Io sono Trucio, ammiraglio numero 2 della CRAI, e lei è RT97, una delle macchine della guerra della CRAI. Sus, allora, Sus, mi senti? Insomma, sta perché parliamo a bassa voce, così non ci sentono. Ma in realtà vi sentiamo. Allora, adesso io lancio il cameraman contro di loro e noi scappiamo alla velocità della luce. Insomma, questi sono della CRAI, porca mignotta. Per quello, Sus, io ho paura. Adesso gli lanciamo addosso il cameraman e scappiamo. Non siamo in grado di affrontare la CRAI adesso, ok? Vieni, cameraman, che adesso ti lancio. Vogliamo farvi del male. Lo so che avete dei brutti pensieri perché noi siamo della CRAI. Ovviamente, però dovete stare tranquilli. Noi siamo in pace e anche RT vi rispetta, quindi non state tranquilli. Lo so che la CRAI ha fatto delle brutte cose, ma adesso noi siamo in pace, ok? Vi abbiamo anche salvato da quel bruco, quell'assassino maledetto, e per quello che siamo venuti qui, perché abbiamo sentito la sua presenza. Si trova in queste parti. Trucio, allora ti chiami, quella è macchina. Sus, cosa ne pensi? Penso che forse dovremmo star sentiti a parlare, Sua Maestà. Comunque, state tranquilli, il bruco, quel maledetto bruco di Alessandro, era solo un video, Sius. E non c'è qui di presenza, tranquilli. Ah, ok. Però dovete stare attenti a quel coso. Cosa vi ha detto? Ha detto un sacco di cazzate. Ha detto che i nostri amici incredibili nel Godoverse sono stati feriti o uccisi da non si sa che cosa. E poi non ci ha voluto spiegare come è arrivato lui qui. Però, ma anche voi siete arrivati qui. Quindi magari anche loro sanno dirci come tornare nel Godoverse. Forza, parla, Truccio, come ti chiami? In realtà la situazione è molto più complicata. Per favore, ditemi cosa vi ha detto quel bruco. Ora ti raccontiamo le cazzate che ha detto. Allora.
Adesso che le sentite, hai capito che sono tutte cazzate, vero Trucio? In realtà, per quanto dura sia da accettare, è tutto vero quello che ha detto. Anche noi siamo arrivati in condizioni strane. Dovete ascoltarmi. Voi dovete cercare di rimanere salvi. Forse Shepard aveva ragione a credere che voi sarete la luce che salverà il Gotoverse. State tranquilli, alziamo bandiera bianca, anche se non ce l'ho. Però adesso la Cry non è in questo universo. Noi cercheremo un modo per tornare nel Gotoverse e controlleremo che quel bruco non si faccia vedere. È molto pericoloso, anche se dura da accettare. Vi ha detto la verità. È successo il caos nel Gotoverse, anche noi abbiamo i ricordi annebbiati. Il nostro ultimo ricordo è il grande concilio dell'equilibrio. Voi, da quando voi siete spariti, le cose sono cambiate, anche da noi della Cry. Le cose sono cambiate, pazzesco. Non ci stiamo capendo un cazzo. Trucio, parla! Lo so che è dura da accettare, ma purtroppo nel Gotoverse ormai regna solamente il Beast Clan con quei due maledetti del tuo commento. Sua maestà, lo sapevo che il tuo commento erano degli infami. Dovevamo cacciarli appena visti. Due commenti maledetti! Quindi fammi capire bene, Trucio. Sono stati quei bastardi del tuo commento a farci finire a noi nel nostro universo e a tutti noi nel nostro gruppo incredibile. Esatto, il tuo commento è diventato parte integrante del clan più importante del Gotoverse. E noi abbiamo pochi ricordi perché è colpa dell'esplosione. Ci ricordiamo che c'era il gran concilio che la Cry aveva fatto proprio con tutti i clan rimanenti, i guardiani, i difensori e tanti clan, proprio per fermare il clan Beast, ma purtroppo è stata evocata la Beast e poi non ricordiamo più niente, ricordiamo solo un'incredibile esplosione. Allora la mia domanda è: come è arrivato quel bruco qui prima di voi? Il potere della Beast permette addirittura di fare spazio del Gotoverse in questo universo. Purtroppo per qualche ragione la Beast non ha colpito quel maledetto bruco, anzi ha ricevuto la sua benedizione e l'ha fatto arrivare in questo universo in un tempo diverso, probabilmente prima di noi. E per quello che avete è riuscito a entrare a quanto pare nel corpo di quella cosa chiamata Befana. È allucinante. Ci sono però un sacco di misteri in vostro scheletro, che non pecca mica di intelligenza. Non riusciamo a accettare questa realtà, per quanto dura sia. Ma i nostri compagni? Purtroppo è un miracolo che quelli che avete incontrato nel Gotoverse sono ancora vivi. Ripeto, quello che è successo è un disastro e voi doveste rimanere in salvo, perché forse voi veramente siete l'unica speranza. Su, cosa ne pensi? Io sono confuso. Sua maestà, io capisco che mi lancia la palla calda a me perché io ho la grande testa e ragiono, però bisogna stare attenti, sua maestà. Ripeto, la situazione è calda e diciamo che sono un po' troppe informazioni da digerire tutte insieme. E ora voi che farete? Tranquilli, noi continueremo a indagare in questo universo per vedere di trovare quell'assassino maledetto, per avere informazioni su come tornare a casa. E state tranquilli, comunque c'è sempre un piano B se in pericolo. Come? Quale sarebbe il piano B? Non l'avete ancora capito, visto che in questo universo il concetto di Cry non esiste più. Nonostante il mio alto rango di ammiraglio, devo dire questo segreto. È ora di presentarsi veramente. Mano, cosa fai? Mano, vieni da questa parte. Su, schiama Mano. Mano, vieni. Mano. Mano non risponde. Ecco perché era nervosa. Ma poi Mano, perché sta dalla parte sua? Mano! Ormai è tempo di dirvelo. Mano è sempre stata l'ammiraglio numero 2 della Cry. Faceva parte del nostro gruppo, Mano. Cosa? Mano? Mano facevi parte della Cry? Ma cazzo, abbiamo avuto un nemico per tutto questo tempo, sia nel Gotoverse che qui, e perché non ci ha mai ferito Mano? Mano non aveva il compito di uccidervi nel Gotoverse. Il nostro capo aveva messo Mano attaccata a voi proprio per controllare il vostro gruppo che stava prendendo sempre più Goto. Però state tranquilli, Mano non vi colpirà mai in qualche modo. Mano si è affezionato a voi. Mano fa parte di un clan ormai estinto di mercenari capaci solo di riprodurre i suoni che hanno sentito, è per quello che parla attraverso i suoni. Ecco, questo spiega molte cose. Però quindi ci possiamo fidare di te, Mano? Sentito, Mano non potrebbe mai farvi del male, si è affezionato a voi, anche se ovviamente era un ammiraglio della Cry e il nostro collega, anche uno degli ammiragli più forti. Ragazzi, guardate il vostro scritto, sono tante informazioni anche per noi, avete capito? Ok, quindi Mano? Mano rimarrà con voi e se ci saranno problemi Mano ci chiamerà. Adesso noi dobbiamo andare a controllare
l'equilibrio del poco goto in questo universo rimanga. Buona fortuna per il vostro show. Andiamo a RT. Manu, mi raccomando. Ok, taglio incredibile. Insomma, non so come prendere. Abbiamo ricevuto un sacco di informazioni, però sono informazioni strane, perché quel Bruco aveva detto delle brutte cose, e però anche quei due, Trucio e Coso, ci hanno confermato queste cose. Poi qui tu, Manu, cioè, ci possiamo fidare di te, Manu? Non lo so, sua maestà, lei che dice? Quindi facciamo un piccolo recap incredibile. Quindi fatemi capire bene, Manu, tu... Manu, sei con noi o contro di noi? Manu, rispondi! Dai, possiamo fidarci di Manu, in fondo, l'ha detto anche quello. E poi se Manu ci avesse voluto fare del male ce l'avrebbe fatto, è stata sempre con noi, anche in questo universo. Ma quindi tu, Manu, sei con noi dall'inizio dei tempi, perché nel Godoverse... Manu, noi nel Godoverse ti usavamo come oggetto, però poi sei comparsa qui, in questo universo. Manu, spiegati anche tu! Insomma, io mi voglio fidare di Manu. In fondo anche Manu è un membro del nostro gruppo incredibile. Vabbè, dai, fidiamoci di Manu, però Manu, mai più segreti, eh? Ok, vabbè, prendiamola come si. Quindi, però Faber e Klaus sono vivi. Ma c'è speranza nel Godoverse, nonostante a quanto pare il duo commento, il loro clan maledetto, ha conquistato il Godoverse? E la Beast? Che cazzo è la Beast? Su, più domande che risposte. Credo che questo sia solo l'inizio del nostro viaggio in questo universo, e la strada per tornare a casa è lunga, quindi io direi di concentrarci adesso nel nostro show incredibile. Guardate il Caverman senza parole. Caverman sei senza parole, vero? Sì, immagino anche tu, mannaggia il Caverman. Vabbè, io non so cosa dire, assurdo. Direi di concludere questa puntata, che è più pazza di così, penso non si possa arrivare, quindi niente, taglio incredibile. Cosa, Caverman? C'è qualcun altro alla porta? È di nuovo Trucio e quel coso? È un altro... è qualcuno... Sus, cosa ne pensi? Insomma, oggi tu ti apri sta porta. Carmen, chiudi quella porta, cazzo. Vabbè, è un tizio, è qualcuno di mai visto. Manu, pronta! Apriamo, vediamo che succede. Insomma, non so cosa dire. Chi cazzo è questo? Brava Manu. Chi sei tu? Sei un altro tizio della Cryo? Adesso il vostro scheletro parte all'attacco. Per favore, non fatemi del male. Sono qui per il provino. Presento, io sono Udino, un mago. Per favore, voglio fare un provino. Sono un mago. Mi chiamo Udino. Sono un mago. Udino. Sua maestà, questo è un colpo di scena, ci ha portato un volantino come quello che abbiamo fatto vedere all'inizio puntata. Quindi ti chiami Udino, nome abbastanza singolare, sua maestà cosa ne pensa? Sus ha portato il foglietto, è un evento straordinario, e si chiama Udino, ed è un mago a quanto pare. Sus cosa ne pensi? Sua maestà, che è un miracolo che qualcuno ha risposto veramente, io direi di vedere di cosa è capace, ma quindi vuoi far parte del nostro show? Vuoi che ti assumiamo? Vabbè, facciamo un provino, sua maestà che dice? Direi per forza, vai Udino! Sus, non mi ispira molta fiducia. Vai Udino, facci vedere cosa fare! Ovvio, voglio partecipare al vostro show! Vostro, avrei bisogno di un lavoro! Io sono un mago! Puoi entrare e farci vedere la mia bravura! Porto i miei attrezzi da mago! Li voglio prendere! Allora, questo è il mio... il trucco di magia migliore, guardate, è una matita, adesso ti do la farò comparire, prendo il mio telo, purtroppo non ho il mio telo, me lo sono scordato, scusate, però userò il volantino, e adesso uso la tecnica magica, bibidi, bobidi, bu, chi ti incula a tu, vediamo se ha funzionato. Scusate, sono un pochino ansioso. Fatemi riprovare, per favore. Mi guardano malissimo. Ci riprovo un'altra volta. Controllo con la bibidi, bobidi, boom. Chi ti sicura tu? Datemi un altro tentativo, sono un bravo mago. Bobidi, budu, du.
funzionato. Ti è sparita la matita. Patatatita. Adesso farò comparire la matita. Bibiti, popiti, tu. Tu. Ho sbagliato. È un evidenziatore. Mi prego, sono un bravo mago. Mi chiamo Udidino. Ma è morto? Mano, cosa ne pensi? Insomma, stai, ma è morto? Udino, rispondi! Ma è morto? Ha avuto un infarto? Vabbè, ce lo siamo giocati? Mano, aiuto! Credo che Mano ci voglia far capire che è tipo svenuto. Udino, complimenti, hai fatto un trucco di magia veramente strepitosa, vero sua maestà? Si sono fatto cagare, non è riuscito a fare niente. È il trucco di magia più brutto che abbia mai visto in tutta la mia vita. Udino, rispondi! Sus, penso che ci sia solo una cosa da fare, che dici? Beh, sua maestà, infatti, io direi proprio che c'è solo una cosa da fare, ecco appunto. Io proprio direi di assumerlo! Come sua maestà di assumerlo? Ma è un fallimento totale, non è riuscito neanche a cazzo a levare una matita! E lo vuole assumere? Incredibile! Beh, ovvio, Sus è fantastico! È il mago più incredibile del mondo! Scusate, ma se lavora il mago a Casanova? Scusate, Udino è fantastico! Udino, sei assunto! Che ti abbia fatto un suono di apprezzamento. Oh, allora ti alzo la proboscide, Udino. E Udino e fa parte incredibile del nostro gruppo incredibile. Udino, saluta. Felice. Credo sia risvenuto di nuovo. Comunque, ok. Sus, cosa ne pensi? Penso che sia stata una delle puntate più assurde che abbiamo mai registrato. Credo che il cameraman dovrà andare da una seduta terapeutica e post questo episodio. Succhia. Comunque, cosa ne pensi? Sus, di Udino. Beh, effettivamente, con tutti i maghi pessimi che ci sono in giro, Udino rispetto a loro è veramente Udini. Però si chiama Udino. Non lo so. Comunque, su me stavo bisogno di una camomilla. Sì, hai ragione, è successo di tutto in questo incredibile episodio. Comunque, state tranquilli, Udino sarà nello show incredibile. Vedrete, non sappiamo ancora cosa farli fare. A massimo vi facciamo buttare la monnezza. Però tranquilli che rivedrete Udino incredibile. Quando si riprende, per adesso... è ancora svenuto. Vabbè, che dobbiamo fare? Comunque, noi vi ringraziamo per aver visto questo video incredibile, assurdo. Il vostro scheletro vi saluta. Sus vi saluta. Ciao a tutti. Saluta Mano. E niente più segreti. E niente, nel caos più totale del Godoverse, di tutte le nostre incredibili avventure, riusciremo a tornare a casa, chi lo sa, i nostri amici incredibili, non lo so. Quindi vi salutiamo alla prossima puntata incredibile. Quindi taglio incredibile e ci vediamo. Bene, allora, se dite di avere una base, andiamo a questa base e... capiamo come contattare Skeleth e Sus. Va bene? A buona giornata. Andiamo a vedere. I'm beautiful. Esatto, come dice Klaus, dobbiamo proprio andare a questa base. Esatto. Vabbè, ma veramente l'ha detto Faber prima. Vabbè, comunque. Vabbè, dettagli. Comunque, andiamo alla base, su. Ho fatto bene ad inserirmi nella incredibile Clan Beast. Ho fatto bene, ora devo solo contattare quel bruco.